Lunedì 22 agosto 2022, Biblioteca Comunale di Gronte. Siamo qui per un incontro sulla pesca sportiva. Accanto a me Gianni Pilato, un veterano appassionato di pesca sportiva. La manifestazione è organizzata da Grotte.info Quotidiano e promossa dal Comune di Gronte, l'assessorato alla cultura e l'assessorato allo sport. Saluto qui presente il sindaco Alfonso Provvidenza, l'assessore allo sport Giuseppe Mancuso, l'assessore e vice sindaco Roberta Di Salvo. E allora, prima di iniziare, il saluto da parte del sindaco. Grazie a Carmelo, buonasera a tutti, ben trovati, un brevissimo saluto. Naturalmente il Comune è sempre disponibile per l'organizzazione di queste manifestazioni, peraltro così innovative almeno per quello che ci riguarda, quindi grazie a Gianni per aver portato a Grotte questo interessantissimo seminario di questa sera. Tra l'altro ammetto la mia ignoranza, perché non mi sono mai occupato, e dopo che me ne hai parlato mi ha incuriosito. Infatti sono andato su YouTube, ho cominciato a vedere qualche cosino, ho visto, sono andato anche sul sito del Ministero, insomma, e quindi ho cominciato a studiare anch'io questo aspetto della pesca sportiva. Quindi niente, vi auguro naturalmente di proseguire, vi auguro un buon lavoro, e quindi vi ascolteremo con tanto interesse, visto la novità dell'argomento, soprattutto per me. Poi mi fa piacere di aver appreso che sei un esperto che già da tanti anni ti occupi di questa cosa. Quindi grazie e buon lavoro. Grazie, signor. E allora, la prima domanda che viene spontanea è: da dove nasce questa passione? Perché Grotte non abbiamo laghi, non abbiamo fiumi, non abbiamo mari, quindi una passione per un grottese della pesca sportiva? Ecco, intanto nasce da un fatto, che io non riesco a capire come mai una comunità come la nostra, che è a 15 minuti dal mare, senza che necessiti di avere laghi proprio sul posto, ma abbiamo un mare che è stupendo, è una costa che è lunga quasi 50 km se consideriamo da Menfi fino all'Licata, dico, non mi capacitavo come mai a Grotte nessuno si interessa della pesca. Tanti amici incontriamo di Caltanissetta, di Cantafili, Campobello, dai paesi di montagna, da Cammarata, ma di Grotte eravamo appena una decina. Tutto questo mi ha fatto scaturire questa rabbia, se così la possiamo chiamare, una rabbia, dico, perché? Poi ho capito che il perché c'è, perché mai nessuno si è interessato a far crescere le nuove leve, perché la pesca non è ti compri una canna, vai al mare e vai a prendere il pesce, può capitare. Ma c'è tutta una tecnica, una preparazione. Si comincia con l'acquisto del materiale, perché uno magari dice io voglio pescare, va in un negozio, quello lo vede, dice che vuoi fare? Voglio comprarmi le canne, voglio andare a pescare. Il commerciante è sempre commerciante, cerca di rifilare cose che possibilmente non hanno senso per quello che deve fare. Ecco, io come gli altri amici miei che amano la pesca qui a Grotte, ci metteremo a disposizione per tutti coloro che vogliono iniziare questa attività, li aiuteremo anche, se vogliono, andare a comprare il materiale per evitare di spendere soldi inutili, perché se ne spendono soldi inutili. Sì, ma la domanda è la prima volta che... La prima volta, te lo spiego subito. Io venivo dal settore caccia, però non ero tanto appagato, perché mi mancava quella cosa, la curiosità, la tecnica. Un giorno mi trovavo, forse c'era mio cugino Enzo, non lo so, adesso non ricordo bene, a Villa Grazia di Carini da un mio zio, professore Turmello, che faceva una pesca così strana con una pallina di biliardo, calcio pallina, la pallina. Mi ha detto vieni che andiamo a pescare, ti faccio vedere. Io mai stato a pescare e vedevo sta pallina che lanciava, che adesso vi faccio vedere, che io iniziai così le prime volte, lanciava sta pallina di biliardo con una canna e prendeva di quei cedri, noi ci facevamo delle mangiate per la Grazia di Carini, che era
sembrava che buttava a rete certe volte, perché era così bravo solo in quella specialità e tu da lì non lo smuovevi. Però poi la curiosità, dico, ci voglio provare anche io. Solo che qual è stata la differenza? Che lui era fermo alle sue idee, tu non riuscivi a smuoverlo. Dice, ma zio, fai un altro tipo di pesca, sai, ora è moderna. Niente da fare. Lui pescava questa pallina di biliardo, che ti fanno vedere, e i pesci venivano a tavola. Da lì ho cominciato l'attività della pesca. La pesca viene spesso associata come sport, perché la pesca è uno sport, alla caccia, caccia e pesca. Chiaramente ci sono delle differenze notevolissime. Sì, a volte qualcuno, quando faceva i sodalizi, mettiamo caccia e pesca, però io penso che sia anche sbagliato, almeno che non ci sia il pescatore o il cacciatore che faccia tutte e due le attività. Allora sì. Se no è come mettere in una pendola spaghetti e titalini, perché se noi ci troviamo a parlare di pesce, di pesca, ci sono cacciatori che di pesca non sanno niente, dice ma questi che cosa dicono, e viceversa. Cosa accomuna invece la pesca con la caccia? In tutte e due le attività ci sono gli spari, ma solo in una categoria di pesca, che è la pesca subacquea. Difatti quando uno dice il fucile di pesca subacquea, ecco, c'è lo sparo della fucina e tu vedi a cosa stai sparando, un po' come la caccia, che tu sei aiutato dal cane, dal furetto, poi vedi la preda e spari, ma la vedi quella preda, e mentre nella pesca tu non vedi niente. Non hai l'aiuto del cane, non ce l'hai del furetto, non ce l'hai dal gruppo di amici che circondano la preda e fanno fuoco. Tu sei da solo, con te stesso e con niente più. Praticamente, se consideriamo che questa qua sia la superficie del mare, noi l'unica cosa che riusciamo a vedere è questo, il galleggiante. Vediamo solo la fuoriuscita che del galleggiante, la fuoriuscita del galleggiante. Dobbiamo sempre stare attenti al movimento del galleggiante, quindi tu non vedi niente quello che succede sotto, lo vedi al momento in cui questo galleggiante va giù. Quando arriva questo momento, io non ho parole per poter spiegare bene la cosa. L'adrenalina, il cuore ti va a mille, perché non sai sotto cosa c'è. Ci può essere il pesciolino, come ci può essere anche il pesce di taglio. L'attività sportiva della pesca, me ne hanno parlato molti anni fa, mi dicevano che è un'attività che è paragonabile allo yoga, nel senso che dà molta calma, molta tranquillità. Si pensa che sia un'attività che è consigliata a chi ha già pazienza. Invece mi dicevano che anche chi non ha pazienza e si approccia a questo sport, a via di praticarlo, non ne può fare a meno, diventa una dipendenza. Il fatto di andare al lago, al mare, stare lì con tranquillità, con i propri pensieri, riuscendo quasi a meditare, e ne ricava benefici da un punto di vista fisico. Certamente, anche perché il mare, a parte il fatto che vai a respirare tanta di quell'aria pulita, lo iodio che ti porti dentro, tutte queste cose qua. Poi è una palestra mentale. Quando uno lavora tutta la settimana a stress e stanchezza, vai a pescare quelle due ore, tre ore, e guarda, è come rilassarsi. Lo yoga, a differenza della pesca, è un po' diverso, perché lo yoga ti concentra al massimo, ma non ti dà certe soddisfazioni che ti può dare la pesca, perché a parte il fatto che diventa una palestra mentale, il fatto di stare con molta pazienza a migliorarsi minuto per minuto, cercare di non fare errori, e quindi diciamo è una palestra mentale, se lo paragoniamo alla yoga. Chi va a fare pesca sportiva lo fa, come dire, ricavando molta gioia e piacere
nel praticare l'attività o anche, perché no, nel portare a casa il pesce? Tutte e due le cose, perché è bello portarsi a casa il pesce, perché è un pesce fresco, perché sai che non è passato nessun congelatore, i gusti sono diversi, però non è tanto questo. Chi pratica questo sport, le emozioni non è facile poterle spiegare a voce, perché ci sono sensazioni a volte che pensa un po' un calciatore che ambisce alla Coppa dei Campioni, a vincere una Coppa dei Campioni. Il pescatore è quasi quasi la stessa cosa, perché ambisce sempre a prendere il pesce più grosso, è un trofeo. Difatti, un mio amico che conosce anche Enzo, una volta ha preso una spigola nel posto di San Leone, che era 5 kg quando un bambino di 3 mesi, di 2 mesi, e portarla a Guadino con un filo che adesso te lo mostrerò, non è facile. La lotta non è impari, ma è pari. Tu sbagli, lui ti saluta, dice grazie di avermi dato da mangiare. Quindi, come vedi, la tecnica ce ne vuole tanto. Noi gli sport li consideriamo come attività che hanno un risvolto competitivo, cioè c'è una gara, un campionato. Capisco che c'è l'attività l'uomo contro l'animale, quindi la passione contro l'istinto del pesce, ma ci sono anche campionati veri e propri. Come si articolano questi campionati, se ci sono trofei che si possono vincere? Allora, per la maggior parte i campionati si fanno sempre in acqua dolce, o i laghi o i fiumi, perché lì tu prendi una zona e non hai bisogno neanche di chiedere tante autorizzazioni. E da noi sarebbe un po' difficile. L'unica alternativa che abbiamo è la diga San Giovanni di Mare, per poter fare le gare quando ci organizzeremo. A mare diventa un po' più difficile, perché bisogna andare alla capitaneria di porto, farsi autorizzare se noi questo dovessimo farlo dentro il porto, il porticciolo di San Leone. Ma se andiamo in spiaggia la cosa diventa più facile. Come si articola la gara? La gara si articola in due momenti. Si può articolare sia a peso della quantità di pesce pescato o al numero. Quindi c'è un determinato periodo di tempo? Si inizia e ci sono, per esempio, in due ore. Ci sono delle volte che il campionato si basa sul peso del pescato e altre volte che sul numero. Quindi basterebbe un pesciolino così a farti vincere la gara. Allora, chi volesse iniziare l'attività ha bisogno di autorizzazioni? Cioè, domani mi sveglio, voglio andare a pesca, passo in un negozio di articoli sportivi, prendo una canna, prendo delle lenze, mi prendo l'esca già bella pronta, posso andare tranquillamente a pescare dove voglio io? Sì, praticamente c'è una legge in corso alla Camera, ma non so se verrà approvata. Ci hanno provato. In che senso? Volevano fare una licenza vera e propria di pesca. La licenza cosa comporta? Comporta un costo, perché la stessa parola licenza ha poi un costo, un canone da pagare. Questo è un divenire. Attualmente? No, attualmente c'è per la parte nord, per chi va a fare le gare hanno tutto un tesserino. Quando si sono accorti, che poi si sono ribellati anche tutti quelli che erano del settore, dice non facciamola finire come la caccia, cosa hanno fatto? Furbescamente. Dice allora facciamo un'autorizzazione che rilascia la capitaneria di porto, ma la rilascia a titolo gratuito. Però c'è la furbizia, secondo me, perché loro cosa vogliono fare? Censire quando è più possibile, gratuitamente, le persone. E quando capiranno che noi siamo 2 milioni e forse anche oltre, non lo so come andrà a finire. Metteranno qualche cosa da pagare. Sì, no, il discorso che dicevo io è, il cacciatore non è che un giorno si alza, ha il fucile
e vai a caccia. Deve essere autorizzato, deve essere, deve avere la licenza, ci deve essere un, deve rispettare il calendario venatorio per poter uscire, poi alcune specie le può cacciare, altre no. Per la pesca, cioè, io devo richiedere l'autorizzazione a chi? No, per la pesca attualmente tu puoi comprare le canne e andare a pescare, nessuno ti dice niente, però se tu vuoi metterti il ferro dietro la porta e vuoi star tranquillo, basta andare alla capitaneria di porto e richiedere l'autorizzazione, non è più una licenza, è un, ti rilascio un foglio, un documento che ti dice che tu sei adatto a fare questo. Ma voglio essere ancora più pignolo, ecco, più preciso. Io sono a pesca, può venire qualcuno, carabinieri, guardia di finanza, capitani di porto, a dirmi lei cosa sta facendo qui? Allora, solitamente non l'hanno mai fatto, tranne qualche sporadica volta, specialmente questo succede a Sciacca, nel porticciolo di Sciacca, che la guardia costiera o la guardia di finanza si avvicina e certe volte fa qualche pallino, certe volte ti dice di andare via. Perché questo? Perché a volte il pescatore si lascia trasportare dal luogo, dalla passione e viola certi canoni. Se no altrimenti non succede mai niente. Io in 30 anni non ho mai avuto un problema del genere. Questa come attività di pesca. Per iniziare, l'attrezzatura minima, il minimo indispensabile del neofita. Allora, io dico questo, per iniziare, siccome considero io la canna da punta, la canna da punta come l'inizio per non spendere troppi soldi e che poi alla fine chi è bravo a pescare con quell'aggeggio lì, la strada ce l'ha spianata. Perché una cosa è pescare con una canna e un filo e l'amo, un'altra è farsi aiutare dal mulinello. Quindi la pesca con la canna da punta dà la laurea alla pesca, secondo me, perché è la più difficile, specialmente quando si pescano i cefali, perché il cefalo è colui il quale ti mette a dura prova delle tue capacità, nel senso che non mangia aggressivo come le altre specie, come può essere il sarago, la spigola o l'orata, ma mangia succhiando leggermente, quindi viene molto difficile capire quando è il momento della ferraglia. Di che cifre parliamo per l'acquisto dell'attrezzatura minima? Io penso che si può partire con una canna di 6 metri, perché poi se ci spostiamo a 7 all'inizio i costi ci sono, perché più è lunga la canna più necessita della leggerezza per tenerla in mano, quindi i costi lievitano. Una canna solitamente discreta si può fare dalle 60 alle 80 euro solo la canna, e praticamente io ce l'ho una lì che potrei mostrare, e poi necessita la lenza, degli ami e una buona dose di pazienza, e con quello si può andare a pescare. Gli orari per andare a pescare e i luoghi qui vicino. Allora, i luoghi, le location sono veramente tanti, si può partire da Menfi, dove c'è acqua c'è pesce, quindi. Ma no, ma noi lo abbiamo fatto, noi siamo andati certe volte a Vitata con Enzo, siamo andati a Sciacca, spesse volte ci spostiamo. Quando uno viene preso dalla passione non guarda più distanza. Poi Porto Empedocle, c'è Siculiana, c'è questo Montalbello, dove c'è il mare c'è il pesce. Dipende che tipo di pesca vuoi fare. Si può andare di mattina presto e farsi l'alba o la giornata fino a mezzogiorno, dipende quello che devi fare, come si può andare anche di pomeriggio e farsi anche la notte. Io e Enzo Moriale, che è qui presente, abbiamo battuto una volta il record di delle 12 ore di pesca consecutive. 12 ore, no, non sono poche. Di solito il pescatore tende a vantarsi di aver pescato una quantità oppure una tipologia di pesce particolare. Insomma, la vanteria del pescatore è proverbiale.
dalle nostre parti i pescatori si vantano o effettivamente vengono? Forse lo fanno più i cacciatori, non me ne voglia qua l'assessore Mancuso, ma a pesca purtroppo quando si è con le persone qui le chiacchiere le puoi raccontare a un certo punto, perché tu dici io con un colpo di fucile ho preso 3 conigli, qualcuno dice ma se tu ci dici che con una canna, per esempio con un filo da 0,10 hai preso un tonno, è difficile. Io vedo che ci sono delle attrezzature sia davanti il nostro tavolo sia a fianco, passerei alla seconda parte, cioè al mostrare effettivamente l'utilizzo, descrivere l'attrezzatura e mostrare l'utilizzo. Noi abbiamo anche, oltre che Gianni Pilato, veterano appassionato di pesca, abbiamo anche dei pescatori sportivi da lunga data. Abbiamo Enzo Monreale e abbiamo Gaetano Lamendola che aiuteranno il nostro Gianni nell'illustrare l'attività sportiva. Allora io Gianni ti lascio il microfono e lascio anche lo spazio a Enzo e a Gaetano. Vi prego di avvicinarvi. Ah, il microfono vicino. Eccola, questa è una canna da punta di 6 metri, azione semirigida. Cosa significa l'azione semirigida? Non è l'azione rigida nervosa, ma non è neanche la parabolica. Diciamo questa è una canna che per i principianti è la giusta situazione. Che dire, questa è una canna che si può avere con 80 euro normalmente. Mostro la storia del mio inizio della pesca. Hai visto che ti avevo parlato della pallina di biliardo? Eccola qua. Questa è una pallina che io stranamente quella volta ero rimasto veramente scioccato quando mi ha detto ma è una semplice pallina da biliardo. Dico e ci pigli i pesci, sì. Anche mia moglie la prima volta con questa presa di pesci, con una pallina di biliardo. Poi ci sono queste canne qua, questa e questa, che sono canne da surf. Sì, da surf casting. Cioè, che cos'è lo surf casting? È la disciplina che si fa dalla spiaggia e che ha l'altra sorella minore, perché queste canne qua riescono a lanciare 150 grammi di piombo, che è una cannonata quando arriva nell'acqua, perché 150 di piombo lanciata fa male, eh? Mentre il back lengering, che sarebbe beach lengering, che sarebbe quella più leggera di questa qua, ha i cimini intercambiabili, quindi sono differenze le canne, ma hanno tutte e due lo stesso genere di attività. Quella è più leggera, quindi può arrivare a lanciare massimo piombi di 60, 70, 80 grammi al massimo, mentre quelle due ne possono lanciare anche 150 e a volte ce ne sono anche 180 e 200. E questa è la potenza della canna. Noi li chiamiamo le nostre portaerei quando sono messi in acqua così, perché hanno la funzione di lanciamissili. Poi c'è questa canna piccolina qua, questa è una canna da volentino. E solitamente le canne vanno proporzionate con i mulinelli, con la grandezza dei mulinelli, mentre questa canna qua, questa canna, può anche montare un mulinello così grosso
che in altre canne non va bene. Perché? Qual è il motivo? Il motivo è che la pesca, diciamo a Bolentino, va in verticale, quindi non si lancia pesi, perché se dovessimo lanciare pesi pesanti con questa non ce la faremmo mai. Siccome una canna, che se la aprite e la facciamo vedere, c'ha un cilino pieno, non è un cilino come la canna che abbiamo visto precedente, quello è vuoto, è in carbonio. Questo invece ha un cilino, e questo qua, che in vetro resina ed è pieno. Questa qua va in verticale. Tu lanci, metti il piombo dalla barca, perché non lo puoi fare, oppure da un molo, ma non lo puoi fare se sei in una scogliera, se sei in spiaggia, niente da fare. Il piombo va in verticale, la forza che ha questa canna può prendere anche pesci di svariati chili, anche se sembra che sia un giocattolino, ma così non è, perché io con questa canna una volta ho preso due zaraghi, in un solo colpo ho preso due zaraghi a San Leone, c'era lui, forse non si ricorda, tanto tempo fa, erano due zaraghi di intorno a 200 grammi l'uno, non aspettare. Poi passiamo alla bolognese di Semetri. Questa io la chiamo l'archetto di violino, la mia preferita. Questa qua è una canna della linea F, non si spende tanti soldi se uno è capace a comprarla, perché ti sparavano 85, io l'ho presa con 60, dico ci fermiamo qui, però solo la canna, non il mulinello. Poi non vi dico quali sono le soddisfazioni di amare un pesce, portarlo a Guadino con questi attrezzi che sembrano che siano, dice, ma che deve fare con questa canna? Cosa ci deve fare con questo? Un pesce te la spezza in due, non è così, non è così. Perché ad aiutare queste canne è il mulinello. Se c'è un buon mulinello, hai fatto già tutto. È molto bello, è molto, come dire, la sensazione che si ha con questi attrezzi è incredibile. La barca può fare la sua parte, va a prendere il pesce, ma non può divertirti come ti diverte la canna bolognese, inglese o la canna da punta. È vero, Gaetano? Che qui, vedete, se qualcuno ragazzi, faccio mettere la mano senza che ti fa vedere. Parliamo di un'emozione pura. Guardate cosa fa. Supponiamo che c'è un pesce di un chilo sotto che sta facendo con un manto. La canna fa queste cose. Ma non è che. Guardate, poi c'è il gioco della frizione, quello si dispera, stanca, boccheggia e lo si porta al guadino. Cioè non è vero che, ma che deve fare sta canna? No, questa canna fa cos'è? Che non ce l'immaginiamo nemmeno. C'è da fare molta attenzione nel maneggiare questi attrezzi, sì, perché sono sì potenti, ma sono anche delicati, considerando che sono in carbonio e che questi cilini non sono come la canna piccola che avete visto, pieni, che sono vuoti, quindi bisogna saperli maneggiare e stare sempre attenti. E abbiamo parlato della bolognese da 6 metri, che è quella che
questi due signori qua hanno una passione sfrenata per questo genere. Adesso passiamo alla canna detta all'inglese, che è una delle mie preferite. Cioè io dopo la pesca con la pallina da biliardo e la canna a punta, lui mi diceva sempre no, ma la bolognese, io ero sempre per l'inglese, sarà perché è più, qual è la differenza, no? Perché c'è una differenza che è sostanziale. Con la bolognese noi possiamo raggiungere delle distanze, guarda, se ce la facciamo 15-20 metri, ma forse non ci arriviamo. Comunque, poniamo il caso che stiamo per pescare con un galleggiante da 4-5 grammi, 6 grammi, possiamo anche raggiungerlo. Con la canna inglese invece noi possiamo avere distanze anche di 50-60 metri. Questa qua ti può lanciare a 50-60 metri. Se metti per esempio un galleggiante piombato che è intorno a 6 grammi, 8 grammi, di 50 metri, se sei bravo nel lancio li fai. Questa è una canna da 4 metri e 20, però a differenza della bolognese lavora un po' meglio perché è più annellata ed è una canna che si presta per, diciamo, cose più forti a volte. Un po' di pazienza perché non possiamo andare veloci. Evitiamo di fare danni. E mentre Gaetano sistema la canna all'inglese abbiamo il guadino. Attenzione che è una cosa importante. Il guadino si apre prima della canna, perché malauguratamente uno si distrae e questo non ce l'ha aperto. Dovesse capitare una preda, ci sono problemi. Questo si compra assieme alla canna e serve per guadinare, perché il pesce non va mai tirato di forza, perché 99 su 100 lo perdi. 99 su 100. Noi una volta abbiamo assistito a un signore di Caltanissetta che faceva lo spiritoso, eravamo a Porto Empedocle, e un signore ha voluto dimostrarci che era bravo con la sua canna a tirarlo di forza. Benissimo, il pesce si alza all'acqua, a metà spacca la canna tre pezzi. E noi ci siamo fatti una bella risata. Anche perché anche se non spacca la canna, può essere che il pesce magari ha la mano di punta. Il guadino è importante perché tu, dal momento in cui riesci a farlo boccheggiare e portarlo vicino, il guadino è l'atto finale, se no addio. Manca una canna, che l'ho fatto, quella di Spinelli. A questo punto manca la canna da Spinelli, che si fa con una cosa che vi faccio vedere, molto bella. Guardate, questi sono degli artificiali che l'abbiamo costruito noi con le nostre mani. Prima le compravamo, ma ce n'è uno, forse uno o due comprati, il resto è tutto fatto con le nostre mani.
chi faceva queste cose qua? Chi è bravo, che non c'è, che è in Belgio per ragioni di salute. A noi ha insegnato a farle per Peciace. Andavamo lì con tanta pazienza e poi alla fine ognuno si faceva i suoi, perché io me ne sono fatti tante e ne ho ancora tante da completare. Questi qua sono dei pesciolini finti che si usano con questa canna che vedete qua. Questa è la canna da spinning, dove io e questo signore qua accanto a me, di questi pesci belli d'Italia, alla diga San Giovanni, e ne abbiamo fatte con le black bass che si chiama la trota persico o trota persico. Pensate che una domenica delle palme con il papà di un amico mio ne abbiamo fatti 15 kg, ma pesci che superavano il chilo. Questo è un divertimento ancora, non vorrei dire il più bello di quello, però qua il pesce salta. Ecco, si vede la boccata, tiri, quando il pesce è grosso e tu lo metti in forza, il pesce salta dall'acqua. A noi ci è capitato tante volte vederlo saltare dall'acqua e tu cercare di tenerlo, perché saltando il pesce ti può anche saltare, prendere le ali e andarsene. Queste sono tutte le cose della pesca. Ah, guardate, poi si diventa pazzi, perché vedi, tante cose ci facciamo noi, ecco perché a differenza della caccia è tutta un'altra dimensione, qua c'è il passatempo, c'è il lobby, c'è tantissime cose. Come vedete questo tubo, per esempio, il tubo bianco, l'ho fatto con le mie mani, poi sono delle soddisfazioni, questo protegge canna. Siccome quelli che vendono ci spendono tanti soldi, ma sono fragili perché sono in policarbonato e si rompono, io ho cercato di farmele eterni e li ho fatte con pezzi di tubo, di plastica, quelli che si usano per grondare, cose qua. Adesso ci stiamo per avviare alla fine e vi voglio far capire un'altra cosa. Qua però devo aiutare qualcuno a ottenere il microfono o a farlo tu. Allora, questo per gli amanti dei mulinelli è un mulinello antichissimo. Io l'ho avuto in regalo sempre da questo mio zio, perché sapeva che a me piaceva la pesca e la tecnica. Se pensate che cos'è questa geccio qua, viene da ridere rispetto ai mulinelli che ci sono ora con le frizioni micrometriche di precisione. Questo qua, senti che rumore, sembra la sveglia quella di una volta che si dava la corda, ma poi c'ha l'anderitore, c'è antico, questo mulinello da più di 60 anni, guardate, c'è anche l'anderitore, è pazzesco. Questo io lo custodisco gelosamente perché non faccio troppo. Da qui si passa a questa tecnica ancora, un po' più avanti di quella, ma non è, ecco perché è sempre un addivenire la pesca, non si ferma mai, è un po' come i cellulari. Questo qua, a volte dico, ma com'è che pescavano, noi siamo ora tutti sofisticati, guardate l'effetto di questo mulinello. Se io faccio così, si ferma 2-3 giri, giusto? Bene, se io ne prendo quelli montati, magari lasciando perdere perché non li possiamo mettere, se io prendo già un diver che è più avanti negli anni e faccio così, vedete quanto gira con un giro di mulinello? Ecco, questo qua, diciamo, è tutto all'evolversi del mulinello, della pesca. Io a volte mi diverto anche solo a farlo girare, guardate. Poi ce ne sono ancora di più sofisticati. Io quelle che ho montate nella camera, che l'ho comprato ultimamente, l'ho già provato, che è quello che ho messo sulla bolognese, vi assicuro che guarda, è uno spettacolo quello là. Quello è uno Shimano, è questo qua, l'Arctic, questo mulinello qua. Questo qua è un gioiello di tecnologia. Io quando l'ho visto la prima volta e poi ho seguito
ho seguito i tutor di questa cosa qua, dicono vada a comprare andata meglio, che io purtroppo non posso fare a meno di questa cosa. Ecco, questa è tutta la storia, diciamo, del Molinello e della pesca. Penso che abbiamo detto un po' tutto. Quella là invece cos'è? Questa, diciamo che è la mia postazione di combattimento, che consiste in una sedia con la spalliera per chi fa tante ore di pesca, perché chi ci va 2 ore oppure 3 non ha bisogno di questo, basta uno sgabello e buonanotte, ma chi ci sta tantissimo tempo. E poi queste qua hanno i piedi autolivellanti perché hanno la funzione della trebbia quando va a mietere il grano sui terreni scoscesi. Questo qua è autolivellante e quindi noi lo possiamo anche utilizzare in situazioni veramente precarie. Penso che adesso abbiamo detto tutto. A questo punto io direi che già la curiosità l'abbiamo suscitata in chi, nei presenti e in chi segue il video. Ricordiamo che è possibile seguire tutti i tutorial del nostro Gianni Pilato sul suo canale YouTube Fishing with Habib. Ripetiamo, Fishing with Habib. Se va su YouTube si digita e lo si vede. Le immagini le avete viste scorrere sullo schermo alla mia destra. Allora, qualche altra cosa che si vuole avvicinarsi? Sì, volevo dire un'altra cosa. Tutti coloro che sono interessati a questo sport ci possono contattare o presso tramite grotte.info o chiamando al mio numero o se c'è disponibilità di Gaetano, penso che sia più disponibile io. Questo perché? Perché vi vogliamo evitare di andare a spendere soldi inutili senza sapere qual è la vostra direzione di pesca. E soprattutto perché se uno vuole iniziare ed è incuriosito, si avvicina a Gianni e quindi chiede quando ci andiamo, quando mi mostri, e Gianni è disponibile per chiunque, per dargli la possibilità di iniziare a praticare questo sport che è affascinante, rilassante, dà molte molte gratificazioni. Ringraziamo, siamo in chiusura, il Comune di Grotte per averci dato la disponibilità della biblioteca comunale. Ringraziamo il sindaco Alfonso Provvidenza, l'assessore allo sport Giuseppe Mancuso, l'assessore alla cultura Alessandra Marsala, il vice sindaco Roberta Di Salvo. Ringraziamo il responsabile della polizia municipale Salvatore Liotta per il suo contributo e il suo sostegno, e vogliamo ringraziare anche i due appassionati sportivi che hanno dato una mano a Gianni, quindi Enzo Monreale e Gaetano Lamendola. Io direi appuntamento alla prossima occasione. Una buona serata a tutti. Buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.